Ciao a tutti, sono Marcello Frare e faccio parte di un'associazione che è il PNLUG, Pordenone Linux User Group. Ci occupiamo di software libero e dentro il PNLUG ci siamo organizzati perché ci siamo appassionati a un software particolare, un open source che si chiama Odoo. Qualcuno di voi lo ha mai sentito parlare? Conoscete? Però beh, mi fa piacere. Quindi facciamo un rapido passaggio per chi magari non lo conosce, per far capire di cosa si parla. Noi è circa 2 anni che lo stiamo approfondendo, che abbiamo iniziato a utilizzarlo. E cos'è questo Odoo? Parliamo un po' da dove è iniziato. È iniziato nel 2005 come TinyRP, dopo ha cambiato nome, la società che la gestisce è sempre la stessa, il titolare è sempre lo stesso, ha cambiato nome in OpenERP. E nel 2014 è diventato Odoo. Ha la base in Belgio, a Bruxelles, e Fabien Pincar è l'autore, il filo conduttore di tutte queste release. Diciamo che attualmente la licenza che viene rilasciata è LGPL e ci sono due versioni, una community e una enterprise. Quindi la community è totalmente aperta, Enterprise e la si utilizza, è un servizio che viene usufruito, che viene pagato a Odoo direttamente, quindi è quello che finanzia realmente lo sviluppo del futuro. È un software che si è sviluppato, è cresciuto molto velocemente negli ultimi anni ed è particolare perché in realtà è un insieme di app, sono moduli che interagiscono tra di loro e si possono agganciare creando la nostra struttura. Quindi siamo noi utenti a definire cosa vogliamo fare con il software. Quindi è un ERP a 360 gradi, si può fare un po' di tutto, supporta vari aspetti di un'azienda, normalmente è orientato a tutte le attività che succedono in un'azienda, quindi dalle comunicazioni alla fatturazione, alla produzione, al sito web, all'e-commerce, tutto ciò che ha a che fare con le attività aziendali. Qualche caratteristica, è un web-based, funziona su tutti i browser e su qualsiasi piattaforma, chiaramente, perché essendo un web-based va su tutto. L'obiettivo primario che si pone Odoo è di risparmiare tempo, di essere efficiente, quindi qualsiasi operazione che viene fatta in Odoo ha la tendenza ad essere riutilizzata più volte, quindi io inserisco un dato, questo stesso dato viene visto da tutta la mia cerchia di utilizzatori e viene condiviso, quindi è molto ben studiato dal punto di vista organizzativo, tutte le azioni sono collegate. Qualche dato tecnico, LGPL come dicevo è fatto in Python, JavaScript e XML, database Postgres e web based, e adesso siamo a più di 3 milioni e mezzo di utenti al mondo che lo stanno utilizzando ed è coordinato da Odoo S.A. Allora, la caratteristica che noi abbiamo notato su Odoo, che in realtà quello che mette al centro sono le esigenze delle persone, che in realtà sono le esigenze delle aziende. Intorno all'azienda, intorno alle esigenze della persona che lavora in azienda, si crea il suo microsistema di funzionamento. Qua vi risparmio qualche slide intermedia, che arriviamo magari a quella completa. Questo qua è più o meno lo scenario essenziale che Odoo predispone, dove possiamo vedere che abbiamo il CRM, quindi relazioni con i clienti, abbiamo la gestione dei tempi come calendario e le comunicazioni, quindi tutto il sistema di posta interno aziendale, immediato o via email, timesheet, che è l'area più vicina alle esigenze dell'utente. Poi abbiamo le vendite, quindi fatturazione, l'area del ciclo attivo, gli acquisti, le spese, i magazzini, la produzione, gestione dei progetti. Si può agganciare il modulo di punto di vendita al dettaglio, gestione delle flotte per le macchine, la parte web, tutta quest'area qua riguarda la web, quindi e-commerce, website, i blogs, il live chat, forum, c'è mass mailing per gestire le comunicazioni di massa, slides,
survey, che sono i questionari, o gestire gli eventi come questo, si possono organizzare con Odoo. Tutte queste qua sono le principali funzioni. Come dicevo prima, non siete obbligati a caricarle tutte, a usarle tutte, le usate quelle che funzionano, quelle che vi servono più che altro. In realtà la panoramica di Odoo è molto più vasta di questo, perché questa è la piattaforma base, quello che viene dato quando scaricate il modulo essenziale. In realtà c'è tutta una comunità, ad esempio questa community che sto portando la maglietta, che ne sviluppa ulteriori app che vanno ad accrescere le potenzialità. Quindi parliamo di milioni di app che si possono agganciare per farlo fare delle cose in più di cui magari non è previsto. Questo è il principio di Odoo. Cosa è successo? Che noi ci siamo appassionati a questo software e 2 anni fa, come vi dicevo, abbiamo iniziato a studiarlo per capirlo un po' di più e abbiamo trovato il modo di apprenderlo organizzando un corso interno come PNLUG. Quindi ci siamo trovati tutti i giovedì sera per un anno di fila con un libro alla mano, essendo che nessuno sapeva cos'era questo Odoo, e l'abbiamo incominciato a studiare capitolo per capitolo. Chi sapeva una cosa, chi ne sapeva un'altra, e abbiamo messo insieme le nostre forze per imparare a utilizzarlo. Arrivato a un certo punto abbiamo detto, beh, è bello questo Odoo, ma bisogna che facciamo qualcosa più concreto. E ci siamo posti l'obiettivo di realizzare un progetto che sia simpatico, comune, ma a modo di esercizio pratico, una cosa che ci vada bene. Ecco che è nato questo Ordina Facile, che non è altro che un'app specifica per Odoo per gestire le sagre paesane. Nel nostro territorio sono molto diffuse e non è un'attività che Odoo la prevede di standard, perché come standard prevede la gestione del ristorante, che quello esiste in tutto il mondo, ma le sagre no. La differenza tra il ristorante e la sagra è chiara a tutti, che al ristorante prima si mangia, poi si paga. Alla sagra invece prima paghi e poi mangi. Questo ciclo che è ribaltato in pratica ci ha fatto fare che bisognava reinventare una gestione ristorante moderna, cioè diversa, modellizzata per le nostre esigenze. Allora ci siamo messi, sempre il gruppo di studio di Odoo, e abbiamo realizzato l'Ordina Facile, che è venuto fuori un progettino interessante di cui abbiamo fatto i primi test a febbraio, marzo di quest'anno su una piccola sagra. E ci siamo lanciati questa estate su 3 sagre del nostro territorio. Se qualcuno conosce, non so, Cimpello, abbiamo fatto Sagra Cimpello, Cordenons e Francenigo di Gagliarine, sono 3 sagre di media portata, e le abbiamo fornito del nostro sistema, e viva Dio, hanno mangiato tutti e nessuno si è lamentato, quindi possiamo anche stare contenti di come è andata la cosa. Qua tra di noi siamo noi 5 qua che abbiamo partecipato a questo progetto qua e abbiamo avuto grosse soddisfazioni. Adesso vi faccio vedere qualcosa di questo Odoo Sagra, di come è fatto, di come è stato approcciato. Il nostro intento è rilasciare open source questo software, quindi chiunque abbia voglia di portarlo avanti, quindi di promozionarlo nella propria sagra paesana, lo può fare. È un software che possiamo fornirvi, documentazione no perché non ce l'abbiamo ancora, comunque supporto per installarlo, per farlo funzionare. E fate un piacere alla vostra sagra, fate un piacere al software libero e diffondete la voce dell'open source, che è il fine ultimo di questa cosa qua. Quindi adesso vi faccio, ma devo sempre parlare io? No, se là vabbè, tu intanto parla qualcosa, che sempre mi dici qualche trucco interessante, intanto che cerco le slide dell'open source. La sfida che abbiamo due, che io e Marcello arrivavamo dal mondo. Pronto? Sì, io e Marcello arrivavamo da un mondo non Linux, abbiamo pian pianino imparato tutto il mondo, che è ampio, e su questo abbiamo costruito delle basi conoscendo i vari tool di sviluppo, quindi Postgres, che è un database molto bello, numero uno al mondo, non so se conoscete un po' i database. Usa Python, che sembra sia un linguaggio che va per la maggiore, molto interessante. Io lo uso oggi per lavoro, per fare tante piccole cose, sia dei mini tools, sia delle importazioni di dati piuttosto che conversioni, piuttosto tante cose.
E usiamo, adesso abbiamo approcciato a usare il web come ambiente di sviluppo. Il web, per chi arriva dal mondo della programmazione di una volta, il web è un po' più complicato ed è in continua evoluzione. Ecco, il vantaggio di U2 è che continua anche a seguire le evoluzioni, quindi da poco è uscito con l'ultima versione che è compatibile con Bootstrap 4, quindi ha tutta una struttura in cui l'obiettivo è di renderlo un strumento molto moderno, molto mobile, molto veloce, perché ad esempio anche l'ultima versione, che è la 11, rispetto alla precedente è 3 volte più veloce, quindi il 300% di velocità del sistema. Quindi stanno investendo sia quindi di fare dei strumenti belli, il designer che ha fatto tutta la grafica italiano, tra l'altro, quindi hanno preso un designer italiano per disegnare le icone e tutto l'ambiente grafico. Beh, se non lo sapete, ma penso che qualcuno di voi lo saprà, il sito di IHC Camp è fatto con Udo. La gestione un po' degli eventi con tutti le vari talk eccetera, hanno usato la 10, la versione 10 di Udo, che comunque anche è un sistema, diciamo, molto ampio, perché puoi fare un sito web, puoi fare l'e-commerce, puoi fare gli eventi, cioè c'è tantissimo, quindi se uno vuol conoscere tutti i vari aspetti ci impiega un bel po' di tempo, però ti dà anche la possibilità di conoscere, di usare uno strumento che puoi fare tante cose. Ecco, una delle cose è la sagra, che adesso magari Marcello vi presenta. Sì. Come vi dicevo, il discorso della sagra richiede un approccio diverso a quello del ristorante, e in effetti cosa succede in Udo? C'è il modulo ristorante che fa esattamente quello che un ristorante ha bisogno, ma è molto diffuso questo concetto qua nel mondo, e ci sono, come vi dicevo prima, migliaia di adattamenti più o meno vicini. Quindi abbiamo trovato, oltre ad avere il modulo base di Udo ristorante, abbiamo trovato un ragazzo russo che ha fatto delle app aggiuntive sempre open source, e le ha rilasciate open source, che si agganciano a Udo base. Quindi abbiamo la base di partenza che è Udo, il modulo ristorante di Udo che lo ha esteso, il russo che ha esteso ulteriormente dando dei vantaggi che a noi ci andavano bene, quindi a funzionalità ulteriori che a noi ci servivano. Quindi sommando le varie funzioni siamo arrivati quasi, non dico al 100%, ma insomma a un buon punto di quello che noi avevamo bisogno, semplicemente utilizzando le cose già esistenti. E questa è la forza dell'open source per noi, proprio la possibilità di prendere delle cose che hanno fatto altri, migliorarle e a sua volta rilasciarle. Questo qua è il ciclo positivo a cui ci crediamo. Il concetto di fondo di questa sagra qua, di questo Udo sagra, è composto in 3 fasi fondamentalmente, che lo sappiamo perché le frequentiamo. Quindi l'accettazione dell'ordine alla sagra, la gestione e evasione dell'ordine e la quadratura contabile, che è sempre necessaria in questi casi per capire come vanno le cose. Sull'accettazione dell'ordine ci siamo concentrati perché tutti siamo andati alle sagre e vediamo che mangiamo bene, si sta bene, ma però la coda che si fa alla cassa prima di pagare è sempre tanta. Una delle cose che abbiamo visto è che in Udo possiamo velocizzare questo percorso di accettazione dell'ordine. E come lo andiamo a velocizzare? Abbiamo previsto il percorso tradizionale, quindi per non impattare troppo su quello che fa già la sagra, abbiamo previsto il percorso tradizionale, quindi un bigliettino con le voci scritte, ognuno si scrive quello che vuole, va alla cassa e paga buonanotte. Un percorso alternativo, che abbiamo previsto dei totem messo in posti carte, in posti strategici sulla sagra, ognuno in autonomia può fare il proprio ordine con un touchscreen. Si sceglie il bere, il mangiare, il numero di posti, si fa il suo ordine, clicca un pulsante, gli stampa un bigliettino con il suo riepilogo e un QR code. Sul QR code c'è scritto tutto l'ordine in sé. Con quel bigliettino va alla cassa e semplicemente paga. Quindi abbiamo tolto il tempo di attesa che l'operatore doveva star lì a inserire l'ordine e si limita semplicemente a pagare. Quindi del 100% del tempo si è ridotto a un 10% il pagamento. Che, come avete già intuito, il pagamento è superfluo, da qua a qualche anno lo metteremo con il POS o con qualche altro sistema, e quindi anche il pagamento verrà eliminato di per tutto. Quindi potenzialmente Udo lo fa già, di poter accettare l'ordine e quindi fare il pagamento. Le sagre non sono ancora tanto d'accordo su questo margine, ma più che altro perché dicono che i costi di attivazione del POS per pochi giorni non sia giustificato, ma è solo una questione di tempo,
arriveremo prima o dopo a farlo. Quindi preordine attraverso i totem, oppure anche l'abbiamo previsto dallo smartphone, proprio dallo smartphone, collegandosi a un sito previsto, si fa il proprio ordine, si scelgono i piatti, mi viene fuori il QR code, a questo punto non ce l'ho più cartaceo, ce l'ho sul telefonino, mi presento alla cassa, gli faccio vedere il mio QR code, acquisiscono l'ordine, pago e buonanotte. Questo ci ha portato delle esperienze molto positive nei momenti critici, perché alla sagra andiamo tutti alle 7:15, perché tutti alle 7 sembra che cade il mondo, tutti ci presentiamo, code 3.000 persone davanti. L'abbiamo risolta in quel momento là, si sente proprio la differenza, che la coda che era lunga 200 metri è diventata immediatamente molto più ridotta. Ci sono stati casi molto eclatanti. Quindi abbiamo detto preordine con il totem, da smartphone o anche da casa, perché essendo che il sito è raggiungibile anche dal proprio PC da casa, nessuno mi vieta che prima di partire alla sagra io vado sul sito, vedo i piatti che ci sono da mangiare, me li scelgo, mi fai vedere il QR code, a quel punto ho la stampante, mi stampo il QR code e mi presento alla sagra con il mio bigliettino già pronto. È stata ben accolta questa idea qua. Tra le altre cose gestisce anche l'esporto, quindi io potrei farmi l'ordine, andare lì da esporto a portarmelo a casa. Non è detto che nel futuro ci verrà chiesto anche il prenotamento dell'orario, piuttosto che dire il tavolo, cioè organizzare, si può potenziarlo fin quanto si vuole alla fine. Quindi compilazione manuale della comanda. Questo è il percorso tradizionale, compilo manualmente la comanda, vado alla cassa e poi ritiro lo scontrino. POS sta per Point of Sale, sarebbe l'app Udo che gestisce il pagamento di questo tipo di funzionalità. Questo è il percorso da totem, quindi non cambia niente, io faccio la compilazione digitale della mia comanda, vado alla cassa e ritiro lo scontrino. E queste sono le altre alternative che vi avevo detto, quindi dal telefonino, dal proprio PC, in ogni caso prevede che il pagamento va fatto alla cassa. Quindi l'ordine che io ho fatto a casa mia o che ho fatto sul mio telefonino non ha nessun valore finché non viene pagato. Quando viene pagato entra nel ciclo vero e va evasa la comanda, altrimenti ci troviamo con migliaia di ordini che non sono veri. No? Vabbè, qua vediamo qualche esempio, abbiamo previsto dei totem verticali oppure delle postazioni da mettere sul tavolo da diversi dispositivi. Ecco, questa è la schermata che vede l'operatore quando arriva la persona a pagare il conto. Si trova con la possibilità, con un touchscreen, di riportare, se ha un ordine cartaceo, riportare l'elenco delle pietanze scelte, fare il conto, fare il pagamento e rilasciare lo scontrino. Se invece chi si presenta alla cassa ha un QR code, qua in parte avrà una pistola che legge il QR code. Cliccando sul QR code si compila immediatamente tutte le voci che sono state previste, che sono state prenotate, e si procede al pagamento. Quindi la schermata che vede il cassiere è sempre la stessa, che sia un pagamento tradizionale o un QR code è sempre la stessa visione. E questo è quello che succede dal punto di vista del pubblico. Adesso andiamo a vedere cosa succede invece all'interno della cucina. Attualmente quello che succedeva nelle cucine tradizionali, nelle sagre tradizionali, è che quando veniva inserito l'ordine in qualche modo si comunicava che c'era da fare delle cose, o a voce o con bigliettini, insomma in qualche modo veniva trasmesso. Noi abbiamo visto che la cosa migliore era predisporre una vista, che l'abbiamo chiamata vista bar o vista cucina e vista fornelli. Che cosa vuol dire? Abbiamo intanto diviso l'ordine in due: se è da bere va a finire da una parte, se è da mangiare va a finire su un'altra. Sia la vista bar che la vista cucine sono due viste uguali che hanno una vista pivot, una tabella pivot, dove vedo tutti gli ordini che sono entrati e tutte le pietanze che mi sono state ordinate. Quindi vedo già un quadretto, una tabella pivot con i totali e subito per evasione. La vista fornelli invece è una vista che mi fa vedere, scelgo io quali prodotti voglio vedere, quindi magari quelli che fanno, cos'è che ci vuole più tempo? Quella pietanza che ci vuole più tempo? Il formaggio alla piastra, al pollo, mi diceva. Sì, lo spiedo.
No, c'è un po' di rimbombo, fa così. Comunque ci sono delle pietanze che richiedono più tempo e quindi viene anticipata appena che viene fatto inserito l'ordine. In questa vista qua compare immediatamente che c'è un ordine per quella pietanza, quindi chi lo deve preparare lo mette subito a cucinare in modo che evita il percorso, altrimenti succedeva che arrivava la signorina col vassoio da portar via il mangiare e dovevano ancora incominciare a farlo. Con questo noi abbiamo velocizzato anche la cucina anticipando le richieste, vengono inserite immediatamente tutta la roba alla griglia, ad esempio. Tutta la roba alla griglia, ecco. È una vista anticipata di quello che verrà chiesto poi del vassoio. Ecco, qua non c'è la vista vera e propria, non c'è uno screenshot della schermata, comunque una tabella pivot dove l'operatore semplicemente clicca, anche questo è un touchscreen, clicca sulla riga, cliccando questo qua gli compare da una stampante, gli compare l'elenco delle pietanze o il bere e preparano il vassoio e lo portano fuori. Quindi il percorso è parallelo, che sia la cucina o che sia il bar, entrambi sono uguali. Ecco, qua c'è una vista più o meno così, vedete, ogni riga corrisponde a una comanda. Qua sopra ci abbiamo le pietanze, cliccando su questo pulsante qua mi stampa lo scontrino, che non è altro che un riepilogo di quello che deve portare in tavola. Ci sono le signorine che passano con questo vassoio, riempiono e lo portano a tavolo. Queste sono le viste fornelli, dove, come abbiamo detto prima, viene anticipato le richieste che verranno poi evase. Quadratura contabile, c'è semplicemente un elenco dettagliato di cosa è stato, non ve l'ho fatto vedere, comunque c'è un dettaglio molto specifico di tutto ciò che è stato ordinato, quindi sia le pietanze sia e chi l'ha ordinato, quindi c'è un tracciamento, viene tracciato chi ha accettato l'ordine, chi lo ha evaso, si può gestire le giacenze di quanto ne avevo all'inizio, quanto ne ho alla fine, quanti ordini ho evaso e quanto ho incassato ovviamente alla fine della giornata. Ok, io avrei finito con la presentazione di Udo Sagra. Se avete delle domande, siamo qua. Allora ne faccio due, approfitto. Vai, vai. Ne hai accennato soltanto nell'ultima frase, quindi c'è un minimo di gestione in magazzino, distinta base, composizione dei piatti, prodotti alimentari, gestione quindi delle giacenze, rotture di stock e compagnia cantante. C'è il russo che ci viene incontro. Però aspetta, ti faccio anche l'altra domanda, già che ci sono. Faccio fatica ogni tanto con Odo a capire le licenze delle varie versioni. Soprattutto degli add-on per le varie versioni, se potete puntualizzare un attimo sta roba qua, perché io mi perdo, mi pare che fino alla 9 era tutto free, invece dopo a pagamento. Beh, ecco, grazie in anticipo. Allora abbiamo un esperto di licenze qua che ci dà una mano. No, allora il discorso delle licenze in effetti inizialmente è stato un po' un ostacolo anche per noi cercare di capire bene come funzionasse, perché anche noi inizialmente avevamo dei dubbi per riguardo. Succede questo, che fino alla versione 8, che la versione 8 è quella in cui è stato rinominato in Udo, la licenza era AGPL, ok? Quindi la licenza AGPL significa che sia Udo che tutte che tutti i moduli aggiuntivi e dovevano essere rilasciati con una licenza compatibile, quindi doveva essere tutti open source, ok? E da lì la versione 9, la versione 10, la versione 11, diciamo in poi, hanno trasformato Odoo base, appunto, da GPL in LGPL. È sempre una licenza open source libera e tutto, diciamo che dà una libertà in più. Dà la libertà di poter fare, oltre moduli diciamo completamente open source, anche dei moduli diciamo appunto proprietari. Quindi se uno vuole nel senso utilizzarlo e farsi il suo modulino appunto proprietario con la licenza LGPL agganciato, diciamo,
Ok, quindi comunque la versione community di Odoo è completamente open source. Se uno vuole farsi un modulino aggiuntivo che aggiunge una funzionalità, può anche fare un modulo proprietario. E questo ha cambiato un po' alcuni equilibri, diciamo, all'interno di Odoo. E, c'è uno store, apps.odoo.com, in cui tu trovi tantissime applicazioni. Non è esaustivo, nel senso che ci sono moltissime applicazioni esistenti che non sono in quello store lì. E per il discorso delle licenze, in effetti, l'unica, diciamo, in questo store è specificato il tipo di licenza con cui viene rilasciato quei moduli. Ce ne sono alcuni a pagamento, alcuni no, ce ne sono anche a pagamento che sono open source. Quindi voglio dire, tu magari paghi il modulino e diciamo che tu acquisti cosa? Acquisti supporto più che altro, che ti viene dato dalla ditta oppure da chi fa il modulo. Ci sono altri che sono a pagamento e sono con licenza chiusa, che però anche lì in teoria lo paghi per avere supporto, oppure puoi andare direttamente su GitHub o su altri servizi dove appunto viene versionato il codice, insomma, in cui trovi terze parti che fanno moduli per Odoo. E lì devi guardare, ecco, la cosa importante che devi guardare è la versione di Odoo per cui quel modulo è stato fatto. E adesso la versione, diciamo, ufficiale attuale è la 11, a ottobre uscirà la 12, ogni anno praticamente esce una versione nuova. Poi, spendo una parola appunto molto importante per OCA, che sarebbe quella sigla che vedete sulla maglietta. E diciamo che quando c'è stato questo cambiamento da parte di Odoo SA, che è l'azienda di Odoo, che è passata da GPL a LGPL, praticamente subito dopo, diciamo, questo ha innescato anche una cosa molto positiva, nel senso che si è formata questa associazione che si chiama Odoo Community Association, di cui fanno parte diverse aziende a livello mondiale, ma anche freelance, eccetera, eccetera, e il cui scopo è quello di portare avanti lo spirito che c'era fino alla 8, quindi che tutti i moduli che comunque vengono fatti all'interno di OCA siano tutti open source, quindi con AGPL, eccetera, eccetera. È una comunità molto attiva di sviluppatori e devo dire la verità che sta crescendo veramente molto bene, perché vengono sempre aggiunte dei moduli nuovi, si occupa anche di portare moduli da versioni precedenti alle versioni successive. Adesso hanno implementato anche un sistema molto buono che non esisteva precedentemente, ma che secondo me aiuterà molto lo sviluppo. Hanno iniziato a creare dei sistemi automatici per pacchettizzare i moduli, cioè, in maniera tale che tu, senza dovere, come bisogna fare adesso, che devi andare a scaricarti da GitHub, devi andare a scaricarti il modulo, devi prenderlo, spostartelo sulla cartella data e aggiornarlo, eccetera, eccetera, lo farai praticamente con un comando. Quindi per chi usa sistemi Linux potrei farlo tramite pip, che è il gestore di pacchetti Python praticamente. E infatti ci sono già diversi pacchetti, tanti pacchetti OCA su PyP. Appunto ce ne sono stati caricati, che non è tantissimo, e in più c'è chi sta già portando i pacchetti anche in Debian, in maniera tale che con un apt-get o praticamente potete installare tutti i moduli .odoo che volete, insomma. Spero di aver risposto alla la prima sì. Allora, come faceva vedere Marcello, ci sono tante app, una delle quali è Manufacturing, piuttosto che Inventory, che sarebbe la gestione del magazzino, che sono dei moduli nati per gestire un'azienda di produzione anche, cosa che noi stiamo facendo ad esempio. Però io posso usare quei moduli all'interno dell'app Odoo Sagra, che poi è un'estensione del Point of Sale, e dove aggancio le informazioni di tipo giacenza di magazzino, piuttosto che impegni, piuttosto che distinta base, bill of material, che c'è il moduletto. Chiaro che le funzionalità ci sono, devo agganciarle magari nel contesto della sagra, come a me sembra giusto farlo, insomma.
non so te in che situazione hai bisogno della distinta base. Della giacenza credo sia abbastanza logico, perché uno dice ho 300 costate, quando le ho finite non posso più accettare. Sì. Allora, questo c'è, ci è stato richiesto da una sagra. In realtà le sagre sono un po' più basse come livello di attenzione su queste cose. Per loro il piatto è unico. Non è, cioè, questo dettaglio qua l'avevo pensato anch'io, che veniva, che era richiesto per un qualche cosa di modularità. Ma alla fine bisogna che tornino il numero delle costate, quello è fondamentale. E alcuni piatti preziosi, poi il resto è poi gestito. Poi, infatti, così, quello che abbiamo capito, loro vanno un po' a spanne per le polente, vanno un po' a naso, le patatine lo stesso. Cioè, ci sono le costate che invece, ad esempio, abbiamo gestito in due sagre quest'anno che ci hanno chiesto il preordine. Una cosa interessante che si può fare con questo discorso qua, e noi non l'abbiamo pensato con questo scopo, però è venuta a gratis. Nel senso che la serata del pesce, piuttosto che la serata della fiorentina, ci sono sagre che magari fanno una serata specificata a tema e l'organizzano in modo tale che prendono i prenotamenti da prima, 3-4 giorni prima, una settimana prima, cominciano a incassare i soldi per quella serata là. Quindi tu vai alla sagra, prenoti questa costata che la consumerai nel giorno tot. In quel caso ci è venuto di comodo il discorso che abbiamo fatto, che il pagamento viene fatto, quindi fa tutto il percorso come se fosse da consumare in quella serata là. In realtà, modificando un parametro all'interno del settaggio, quella pietanza non va a finire in cucina, quindi la cucina non la vede e quindi non la può neanche evadere, però alla persona gli rimane lo scontrino che fa valere, cioè che conta come che l'ha pagato. Il giorno in cui viene consumata, semplicemente si rimette in gioco la stessa costata a costo zero. A quel punto non viene più pagata perché è stata pagata nel giorno precedente, però va a finire in cucina. Con questo giochino qua abbiamo fatto due cose: abbiamo risolto la strategia di poter coordinare il pagamento prima e la consumazione dopo, e anche abbiamo risolto il problema della quantità, perché sappiamo in anticipo quante abbiamo venduto, perché sappiamo tutti i scontrini che abbiamo fatto, e anche al momento dello stesso giorno tu puoi caricare e dire oggi ho 50 costate. Nella costata ti compare 50, man mano che vendi vai 49, 48. Sono queste che le cose che ci hanno chiesto e che mi pare che siano anche consenso questa cosa qua. Quello delle polente, ad esempio, sì, ma ce l'avevano accennata all'inizio che era necessaria, però dopo si è dilungata, si è sparita nel percorso, non si è più. Invece quella delle costate, della quantità che restano, perché magari ne hanno 50 nel frigo e più di quelle non possono vendere, perché sarebbe anche sbagliato incassare i soldi di una cosa che poi non puoi vendere. C'è il meccanismo che va a scalare, trac, 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 trac. Quando arriva a zero diventa grigio, non è più ammissibile, non puoi neanche toccarlo, e quindi funziona. Ecco, punto giusto, un appunto. La cosa interessante è questa, però, che se in un futuro dovesse servire per un caso particolare, diciamo questa cosa che dici, cioè nel senso gestire la sagra, lato diciamo lato produzione, lato apro un magazzino con distinta base, essendo che in Udo i dati che tu li inserisci in un modulo o in un altro, comunque tu li puoi riutilizzare dappertutto, diciamo, a quel punto sarà solo l'unica cosa da fare sarà quella di collegare la parte di gestione magazzino che c'è già in Odoo, perché viene usata in produzione anche tutto il resto, con la parte sagra. Quindi diciamo un modulo di collegamento tra le due cose alla fine. È che devi rifarti tutta la gestione magazzino o altro. Se tu, ad esempio, non so se sei presente in Odoo, c'hai il prodotto, in parte del prodotto c'hai la BOM. Tu cliccando su quella bomba puoi definire come è composto questo prodotto. Ecco, se tu lo fai sul piatto di costate con patatine con polenta e dici che è composto di questa cosa qua, al momento in cui viene venduta quel piatto te va a scalare proprio direttamente, lo fa già. Prego. Scusate, nello specifico della prenotazione da remoto, voi avete già previsto anche la possibile aggregazione degli ordini? Cioè, faccio un esempio, io mi metto d'accordo con altri 3-4 miei amici, però non posso chiedergli prima, scusa, tu vuoi la salsiccia, vuoi il formaggio, cioè io faccio il mio ordine, quindi magari oltre al QR code mi viene dato un codice che io posso dare ai miei amici, per cui loro possono aggiungersi su quell'ordine lì.
cioè che le immaginazioni nostre non hanno limiti proprio. La creatività è una cosa eccezionale. Ma no, intervengo io. Siccome nel momento in cui tu vai a dare l'ordine in cassa col QR code si genera l'ordine e tu devi essere lì per generare l'ordine, se lo vuoi fare con i tuoi amici arrivano con i tre biglietti assieme e gli ordini vengono sommati, cioè se tu prendi tre QR code si sommano. Sono ordini indipendenti, però quindi comunque potrebbe esserci, se ne siamo in 4-5, il quinto potrebbe avere la roba 10 minuti dopo gli altri. No. Cioè, no, no, perché, no, perché l'ordine è effettivo, cioè quando la roba inizia a essere, diciamo, appunto va in cucina e quando tu arrivi in cassa e paghi. Senso, e paghi, cioè tu da casa ti fai solo il preordine praticamente. Questo l'avevo capito. Però allora alla fine quando io faccio l'ordine posso sommare più QR code? Certo, sì, ah, okay, dovresti mettervi d'accordo e con WhatsApp vi scambiate il QR code finale e quindi uno si presenta con quattro QR code e fa tac tac tac. Diciamo che la cosa migliore sarebbe farne uno unico, hai capito, con tutti. Ne sono visto appunto con WhatsApp o Telegram, quello che è. Sì, sarebbe bene che se tu non sai cosa prendono gli altri, gli mandi un messaggio prima, fa che cosa vuoi, che io faccio l'ordine per tutti. Che allora è la cosa migliore, senza andare a complicare anche. È importante trovare uno che paghi, no? Basta che ci trovi uno che paghi. Prego. Due clic in su. Ok. Intanto volevo chiedere quanto tempo ci avete messo per sviluppare tutto questo? Difficile da dirsi. Ma tieni presente che, come dicevo, questo per noi è stato un esercizio didattico. Quindi è diversi mesi che ci abbiamo lavorato e ci stiamo ancora lavorando, perché in realtà abbiamo fatto la prima versione che è stata la beta test, anzi l'alpha test, è proprio una cosa che però è quella che funziona ancora in piedi. E stiamo lavorando per la versione beta, quindi una release nuova che ha dei concetti più maturi, perché anche noi stiamo crescendo, imparando cose nuove, quindi possiamo integrare in modo diverso. Abbiamo capito che alcune cose le avevamo approcciate male, anzi che si possono fare meglio, più like Udo filosofia, cioè più vicino a quello che si aspetta Udo style, e quindi le stiamo riprogettando un po' alla volta, un po' con le nostre risorse. Però ti dico che l'abbiamo incominciato a fare, penso che era ottobre novembre dell'anno scorso. Diciamo che la difficoltà maggiore, usando Udo, se non lo conosci come era per noi all'inizio, è capire le logiche che ci sono dietro, nel senso che a te viene magari provenendo da altri ambienti, altre cose, sei abituato magari a fare le cose in una certa maniera. Allora, se ti approcci subito a cercare di fare le cose alla tua maniera, magari ti funziona, però poi ti accorgi in realtà che se approfondisci come funziona Udo, le stesse cose le fai in un attimo, cioè ci perdi più tempo magari prima a studiare con che logiche ha, perché ha già delle logiche ottime all'interno, e capendo quelle con tre righe di codice ti fai quello che fai quello che pensavi di fare all'inizio. La schermata del point of sale è sempre web? Sì, e diciamo principalmente, allora diciamo due, appunto Python e JavaScript, e la parte POS è Python, chiaramente lato server, ma è principalmente JavaScript. Quindi, sì. Diciamo che ci sono, per i non proprio addetti come me, che non sono molto spiccatamente tecnico, ci sono tre aspetti di Udo. Uno è il back-end, che è quello, la parte che vede l'operatore finale, la segretaria che inserisce le bolle o che fa le fatture, il back-end. C'è il front-end, che è quello che si vede quando uno visita un sito che viene gestito da Udo. E c'è questo stadio intermedio, che la sagra ne fa, sì, il point of sale ne fa testo, che non è né uno né l'altro, però è fatto con JavaScript. Sì, appunto, cioè, diciamo che usa JavaScript, però la cosa importante appunto è che il POS funziona anche se sei offline, perché utilizza local storage. Quindi tu puoi anche essere sconnesso dal server, tu puoi usare il tuo point of sale, eccetera, eccetera. Una volta che ti riconnetti, lui scarica i dati. La cosa interessante appunto dei russi che hanno fatto, perché il point of sale è un punto vendita singolo, che hanno fatto un sistema appunto multisessione, nel senso che tu possa avere più POS collegati insieme, che sono tutti sincronizzati.
che quella cosa lì, appunto, averla già pronta, appunto, per noi è stata manna dal cielo. Dopo abbiamo dovuto aggiungerci le nostre parti, perché ovviamente non era pensato come sagra, ovviamente noi abbiamo dovuto aggiungerci tutta la logica della sagra, eccetera eccetera, però già quello lì è stato, appunto, un bel passo avanti. Prego, ultima, perché dopo dobbiamo sloggiare. È finita la batteria. Da che livello di conoscenza di Python siete partiti? Io personalmente da zero. Abbiamo fatto, un po' per caso, un po' no, abbiamo fatto un primo corso Python come PNLUG propedeutico, cioè prima di iniziare con Udo, uno dei nostri soci, che è stile nostro di chissà qualcosa lo divulga, ha organizzato un corso Python di 4 o 5, 10 serate, non mi ricordo quando esame è fatto, e ci ha un po' sfarinato di Python, prima ancora che incominciassimo con Udo. Sì. Anche la parte JavaScript, ecco, per dire, io parte JavaScript non ne sapevo assolutamente nulla, e quella nel senso te la impari, nel senso iniziando a guardare. Ecco, la cosa interessante è che, essendo, diciamo, tutto open source, hai tantissimi esempi da cui puoi prendere spunto per capire anche come funziona veramente. Allora, cioè, quella cosa lì è fantastica, anche proprio per come è strutturato Udo, perché Udo è strutturato in maniera tale che tu puoi ereditare le cose, cioè tu non è che devi reinventarti niente, tu hai già delle strutture fatte, tu le erediti, ok, e le estendi, e funziona tutto così, erediti e estendi in maniera tale diciamo, con poche righe, sia JavaScript che Python, riesci a... Va bene, vi ringrazio. Se volete venirvi a trovare, siamo a Pordenone tutti i martedì sera dalle 19:30 in poi, oppure ci contattate, in qualche modo ci mettiamo d'accordo. Il Polo Tecnologico di Pordenone, sì. Grazie a tutti.